Salve a tutti ragazzi, io sono Squall e bentornati su Opera Omnia versione Global. Ci troviamo in zona Banner poiché è stato rilasciato un nuovo personaggio, ovvero Amidantelion. E a mio parere ragazzi, Amidantelion è uno di quei personaggi che non può mancare assolutamente nel vostro team. Dunque adesso noi andremo a pullare, andremo di gemme anche se abbiamo la bellezza di 913 ticket. Praticamente li ho quasi cappati sti ticket e a breve dovrò utilizzarli in maniera praticamente obbligatoria. Ma per il momento andiamo di gemme, anche perché comunque Amidantelion lo voglio ottenere a tutti i costi. Naturalmente mi serve tutto il suo set 15-35 XLD e di questo banner non mi serve nient'altro. Forse l'unica arma che mi manca è la X di Deus, non ricordo nemmeno se l'ho ottenuta, ma direi di iniziare immediatamente. Ragazzi, Amidantelion è davvero top. Molti adesso lo metteranno anche come support poiché è davvero molto molto utile. Io naturalmente spero di ottenere tutto il suo set consumando meno risorse possibili, ma le gemme le possediamo anche per questo. Sono disposto ad arrivare al Pity. Spero solo eventualmente di ottenere la sua X o la sua LD prima di arrivare al Pity. Attenzione che forse abbiamo ottenuto già la sua 35 e poi un'arma di Lyle che vabbè è una Power Stone. Sì, ok, abbiamo ottenuto la sua 35 e io direi di continuare con la seconda multi. Mi raccomando gioco, fammi uscire il più velocemente possibile il suo set. Attenzione che abbiamo un orb dorato, il che significa che dovrebbe starci un X. Ora, non ho visto il solito flash dell'LD, però magari mi esce lo stesso l'LD. Mi va bene comunque sia la sua X che la sua LD, quindi X di Amidantelion o LD di Amidantelion, dai, su via. X di Deus, 35 di Amidantelion e altra 15 di Lyle che è un'altra Power Stone. Ora, l'X di Deus non ricordo se avevo la sua X per l'appunto, però va bene, per il momento ce la conserviamo. Passiamo alla terza multi. Anche qua abbiamo un orb dorata e magari riusciamo a ottenere la sua X stavolta, l'X di Amidantelion. Già c'è stato un cambio, è stato abbastanza rapido, quindi credo che sia più di una singola oro. Attenzione che sembra che sia cambiato anche lo sfondo un pochettino. Infatti, LD, grandissimo, abbiamo ottenuto l'LD. Non lo so, quando esce l'LD c'è un cambio colori drastico, diventa tutto un po' più violaceo. Non so se è una mia impressione, ma sembra quasi che il cielo diventi un attimino più colorato sul viola, lì là, un qualcosa del genere. Però comunque abbiamo ottenuto già la sua LD, manca solamente la sua arma X. Fantastico già aver ottenuto l'LD di Amidantelion. LD che ragazzi è devastante perché Amidantelion ha il potere di resettare, cancellare il turno del nostro avversario. È come se fosse un delay, ma anche no allo stesso tempo, poiché effettivamente la cancellazione del turno significa che viene resettato al prossimo turno nella quale apparirà l'attacco del boss nella timeline. Vi faccio un esempio più pratico. Quistis riesce a spostare grazie alla sua 35 il boss o chiunque altro, insomma, di due caselle, di due turni, mentre Amidantelion, grazie alla sua LD o grazie alla sua 35, solamente che l'LD lo fa a tutti i nemici presenti, mentre la sua 35 è su single target, cancella il turno dei nostri avversari e quindi se il prossimo turno dei nostri avversari capita dopo 5 o 6 caselle, verrà spostato di tanto. Amidantelion è davvero top. Ed è per questo motivo, ragazzi, che secondo me va pullato decisamente. E se si porta in squadra un Amidantelion e come supporto un'altra Amidantelion, ben capite che dei boss non ne vedrete più nemmeno l'esistenza nella timeline, nei secoli a venire, perché li sposterete così tanto, resetterete così tanti i loro turni, che ciao boss! Ma ragazzi, il pull non finisce qua, perché ancora dobbiamo ottenere la sua arma X, quindi continuiamo con le multi, continuiamo a spendere queste gemme. La X dovrebbe essere un attimino più semplice da ottenere rispetto all'LD, cioè dovrebbe uscire anche abbastanza tranquillamente. Spero che non mi porti al Pity a questo punto, ma sì, sono sempre disposto ad arrivare al Pity per Amidantelion. Alla fine mi manca solamente la sua X,
Se poi mi esce magari qualche copia della sua 15, della sua 35, non mi lamento, così magari vado a consumare meno Power Stone. Ma attenzione che abbiamo ottenuto l'ex di Lyle, l'ex di Deuce e basta. Dai, potevamo fare la tripetta di ex, magari riuscivo anche quella di Nidantelion, no eh? Vabbè dai, va bene comunque. Continuiamo. Vediamo di ottenere l'ex di Amidantelion il più velocemente possibile, si spera. Naturalmente qua sotto nei commenti fatemi sapere anche la vostra, se avete pullato, se state pullando, se state cercando Amidantelion. Io naturalmente vi auguro di trovarlo il più velocemente possibile, sia la sua LD che la sua ex, insomma tutto il suo set, perché effettivamente essendo un personaggio nuovo avete bisogno di tutto il suo set. Ecco, la 15 è fighissima a mio parere, cioè l'ala di Diablos è bellissima. Diablos esteticamente è fantastico e anche la sua singola ala è stupenda. Quindi continuiamo, dai, continuiamo a spendere gemme, mi sta facendo spendere un bel po'. Ma sono contento di spendere le gemme per Amidantelion, dai. Appena trovo la sua ex, naturalmente, ragazzi, mi fermo. Male che vada, vado ad utilizzare le Power Stone per migliorare la sua 35, che comunque ne abbiamo già ottenuto due copie. Dai, fai un cambio e dammi sta ex. Su, via. Niente, eh? Mi sa che questa è una mono oro. 15, che dovrei aver maxato, e basta, perché effettivamente sì, era una mono oro. Quindi per la 15 teoricamente non dovrei spendere Power Stone, anzi ne dovrei guadagnare per l'appunto 4 andandola a vendere. Mi servono due copie della 35 e la sua ex. Attenzione, orb dorata, il che significa che abbiamo un ex, anche se ho visto quel flash. Ho visto quel famoso flash che dà l'LD. Non vorrei che sia un'altra copia dell'LD, che comunque mi va bene perché risparmio 4 Power Stone. Attenzione, però vorrei la sua ex. Sì, vedete, sta diventando un attimino più violaceo. Mi darà l'LD nuovamente? Ex? E basta? Davvero? Ok, come non detto allora. Continuiamo. Cioè, ex di Lyle, che non è neanche l'ex che cercavo io, purtroppo. Orb azzurra, quindi non ci sarà nulla di che. Non penso di ottenere un'arma ex da quest'orb così, anche se non è del tutto certa la cosa. Si sa che con le orb dorate ormai escono le ex, però con queste orb un po' così, insomma. Possiamo fare un cambio, grazie. 35 di Deuce, altro 35 di Deuce e basta. Deuce che naturalmente non ho potenziato, quindi mi vanno bene anche le sue 35. Ma Amidantelion, per favore, mi esca, perché abbiamo bisogno della sua arma ex, che già mi ha fatto spendere un bel po' di risorse. Eccola, è qua, ragazzi, me la sento. Qua c'è l'arma ex di Amidantelion. E dai, cambia, maledizione, voglio ottenere la sua arma ex, su, via! Arma ex di Deuce, 35 di Deuce, maledizione. Deuce sta diventando un po' insistente adesso, eh? Non voglio portare viola Deuce, ma Amidantelion, quindi per favore Amidantelion. Niente, stiamo facendo un orb dorata, un orb azzurra, un orb dorata, un orb azzurra. Peccato che non ci stanno più le orb argentate, erano le più fighe a mio parere. Altra ex di Deuce e basta! Ma dai! Cioè, sto maxando la ex di Deuce senza spendere nulla. Altre 25.000 gemme e si arriva al piri. Abbiamo già speso 50.000 gemme. Maledizione. Mi sta facendo spendere un fottio. Potrei ottenere magari la sua ex in altri modi, ma no. Continuiamo. Cosa? Che è successo? Ho skippato. Non volevo skippare. Vabbè, non abbiamo ottenuto nulla di che, ma io non volevo skippare. Stavo dicendo, potremmo ottenerla anche tramite gli X token, o come si chiamano,
Ma no, ormai siamo arrivati a questo punto, si arriva al Pili. Male che vada, si arriva al Pili per ottenere la sua ex. Come detta Nidantelion, lo voglio ottenere a tutti i costi. E non appena avrò ottenuto il suo set, dovrò andare a fare le mastery. Dovrò andare a migliorare tutto il suo set, portarlo a viola. E poi andremo a superare magari la sua challenge. Nulla, vabbè, abbiamo potenziato anche senza utilizzare Power Stone la sua 35, che abbiamo ottenuto altre copie, a me va benissimo così. Ma manca ancora la sua arma X. Mi farà arrivare al Pity. Nidantelion mi farà arrivare al Pity, abbiamo capito. È qua, lo so ragazzi, è qua, me lo sento, anche se ho visto anche stavolta quel flash color arcobaleno. E il cielo sta diventando sempre più violaceo. Ma prima mi sono sbagliato, quindi mi sbaglierò anche questa volta. Non ci sarà la sua LD, ma ci sarà l'ex di Dius. Dius, ti prego, non uscire, fai uscire Nidantelion. Ti prego, dai, ex di Lyle, ex di Lyle, e basta. Anche Lyle mi ha dato una doppia ex che, boh, non so che farne. Non so che farne, ho tipo altre 3-4 copie della ex di Lyle. Ma della ex di Nidantelion neanche l'ombra. Altra ex, ragazzi, altra ex assicurata. Di Nidantelion l'abbiamo ottenuta finalmente, grandissimi, abbiamo ottenuto la sua arma X, anche se mi ha fatto spendere un fottio, mi ha fatto spendere decisamente un fottio sto maledetto. Potremmo risparmiare qualcosina, potrei andarmi a comprare il libro, fatemi dare un'occhiata un attimino ai green token. Mi conviene andare a comprare un'altra arma X, andare a spendere altre 5000 gemme per andare a ottenere un'altra arma X di Nidantelion? Secondo me no, quindi mi vado a prendere il libro. Abbiamo 98 Power Stone, ma ne abbiamo guadagnato un fottio, quindi non c'è nessun problema per questo. L'LD non mi serve più di tanto, no, guardi, io per il momento farei una cosa del genere, andiamoci a prendere il libro, dai. Peccato che ci restano 80 green token, ed è un peccato che non siano cumulabili. Fossero stati cumulabili, sarebbe stato il top. Andavamo a ottenere tantissima roba in modo gratuito, ma non sono cumulabili purtroppo. Beh ragazzi, che dire, abbiamo ottenuto il set di Nidantelion in 70.000 gemme, mi ha fatto spendere davvero un fottio. Prossimo banner, forse andremo di Ticket, anche perché ne abbiamo già un botto e probabilmente da qua al prossimo banner li avremo anche cappati. Quindi anche se il personaggio mi dovesse interessare, immagino che il prossimo banner andremo proprio di Ticket. Come detto, a Nidantelion adesso lo porterò a viola, gli andrò a fare le mastery e poi andremo a superare il suo stage challenge, vi porterò il suo stage challenge, anche perché lo stage Chaos già l'ho superato. Mi manca semplicemente un personaggio sinergico, o meglio online come personaggio sinergico. Porto praticamente Squall, Garland e Lyle, però Lyle insomma non è propriamente il top per questo stage. Preferisco avere Nidantelion, che credo mi dia una grandissima mano a superare lo stage, quindi sì, porterò questo team nella challenge. Dovrò migliorare un attimino le statistiche, dovrò portarlo a viola, dovrò fargli le mastery, dovrò portarlo a cristallo 70, quindi devo farmare cristalli rossi perché non ne ho più. Insomma, cioè quelli base, poi quelli là di livello 60 e quelli di livello 70 ne ho un fottio, ma quelli base sono rimasto a corto, quindi devo andare a farmare un attimino i nostri cristalli. Ma ragazzi, io vi auguro tantissima fortuna con le vostre pull, vi auguro di trovare tutto il set di Nidantelion o di qualsiasi personaggio che ci sia attualmente nei banner, utilizzando poche risorse. Vi invito ad iscrivervi al canale, lasciare like, commentare, condividere il video, attivare la campanellina così da non perdervi tutti i prossimi episodi che usciranno sul canale, di seguirmi anche sui social che come sempre trovate in descrizione, e noi ci rivediamo a un prossimo video. Ciao a tutti!